pecorella smarrita, la pecorella smarrita Zidiani. Siamo tutti dispiaciuti. Era ora che qualcuno si muovesse. Era fatto niente. Ma di questo ne parliamo dopo il video. Allora, notiziona, notiziona che ha sconvolto il mondo di Zigliani. Perché questo? Perché Agnelli finalmente gli fa querela e lo porta in tribunale. E dopo questa comunicazione, questa, diciamo, tragica notizia, lui ieri su Twitter ha voluto, diciamo, crearsi un ambiente protettivo, ma leggiamo insieme quello che ha detto il Messia. Allora, sono andato a letto ogni notte con richieste di 200-300 mila euro a frullarmi nella mia testa e a togliermi il sonno. Poverino, poverino, sono tanti anni che stai perculando Juventus, è il minimo che ti può succedere. Prima con Antonio Conte, col calciascommesse, il capo dell'ufficio inchieste di Italo Pappa per Calciopoli, e ora Agnelli, che non ha mai tollerato il mio lavoro. Non è che ha tollerato il tuo lavoro, cioè tu, il tuo lavoro è solamente dare addosso alla Juventus. Quindi, di conseguenza, dopo un po', quando poi fai voce, critiche, diciamo, certi tipi di violenza mediatica, strutturale per quanto riguarda critiche di confronto della Juventus, mi sembra che è giusto che la Juventus prenda nei tuoi confronti come giornalista, tra parentesi, delle azioni legali. Ma la cosa che veramente ha dispiaciuto proprio, proprio anche me, perché io veramente sono rimasto scioccato, che stamattina ho letto delle cose veramente, cioè, una pecorella smarrita, che dice: ho riflettuto molto su quale decisione prendere e vorrei confrontarmi con voi per un'idea, quella di aprire un canale YouTube. Ecco, ci mancava solo quello e siamo a posto. Ma l'apertura del canale YouTube c'è un motivo principale, perché infatti lui dice che lui continuerebbe con lavoro Twitter e altre cose, ma il problema è questo, che lui, un canale in cui potreste abbonarvi, cioè io potrei abbonarmi al suo canale, perché facendo un calcolo di 60.000 follower, diciamo, su Twitter, ha fatto un calcolo così per poter, diciamo, dare una mano anche, diciamo, di mettersi in sicurezza rispetto alle azioni legali che certo non si fermerebbero. Comunque continuerei, diciamo, ad entrare, però, diciamo, mi sentirei anche psicologicamente, spiritualmente più tranquillo. Diventata una pecorella. Adesso che Agnelli lo querela e lo manda in tribunale, è stata una pecorella. Vuole crearsi un canale YouTube. Siamo a posto. Quindi adesso avremo Zidiani che rompe i coglioni su Twitter e avremo Zidiani che rompe i coglioni su YouTube. Però do un piccolo consiglio a Zidiani. Che su Twitter, male che vada, qualche cosa, ok, magari puoi accettarla. Su YouTube tu passerai tutta la giornata, a parte fare i tuoi video, avrai i tuoi discepoli che ti seguiranno, ma avrai tutta la giornata impegnata a poter bannare diverse persone, perché ci saranno migliaia e migliaia di persone che ti banneranno, che ti romperanno i coglioni, tu ti sarai costretto, per tenere una pulizia, a bannare il tuo canale. E questo è tutto. Vi auguro buona giornata. E come dico sempre, fino alla fine, forza io, fino alla fine, noi contro queste persone. Ciao.